e buonasera. Quale padre autore di San Nicola di Bari e di San Giacomo Apostolo, comune di Torricella Peligna, sono lieto di accogliere in questa gloriosa chiesa il primo convegno dell'Associazione Culturale Sardinando. Rivolgo il mio cordiale saluto al signor Sindaco Carmine Picca e all'amministrazione comunale, ai componenti dell'associazione, ai relatori del convegno su elementi nella Valle dell'Aventino, alle signore e ai signori qui presenti tutti. Ringrazio l'associazione Sardinando per la bella iniziativa che benedico, che ci farà conoscere il passato, le nostre radici, e ci aiuterà a pensare cosa si può fare oggi per il futuro di Fallascoso. Perché se non si conosce il proprio passato, non si può al presente pensare per il proprio futuro. Parentesi. Fallascoso, in occasione della festa del Santo Patrono, è pieno di vita, ma dal 1° settembre ha meno di 40 abitanti. Che cosa fare? Chiusa parentesi. Nel ringraziare gli esimi relatori per quanto ci presenteranno, frutto di passione e di attenta e scrupolosa ricerca, esprimo l'augurio che da questo luogo di culto possano continuare a diffondersi come in passato quei santi principi religiosi e morali che hanno fatto e fanno dappertutto e sempre il vero vanto di ogni uomo, di ogni popolo, anche piccolo come il popolo di Fallascoso. La parola ora va alla Presidente dell'Associazione Sardinando e a tutti, ecco, buon ascolto e facciamo tutti tesoro di questo momento glorioso e bello per noi e per Fallascoso. Buon ascolto. Buongiorno, anch'io come Don Bellino vi do il benvenuto a questo primo evento. Sono molto, ma molto emozionata per questo evento. Io sono cresciuta qua, ho i parenti, ho tutti gli amici. Qui siamo una piccola famiglia. Perché abbiamo fatto questa associazione? Questa associazione è nata perché volevamo dare un'identità a uno che consideriamo il nostro primo cittadino, Sardinando. Per noi è quella persona che ci ha legato l'estate, che ci fa fare le feste, che ci fa discutere. Quando noi torniamo il mese d'agosto, tutto quello che facciamo, lo facciamo anche in onore di Sardinando. Mi dispiace della poca partecipazione del popolo dei Fallascosani questo pomeriggio. Comunque ringrazio tutti quanti quelli che di Torricella, di Taranta Peligna, di Palena sono venuti a trovarci, di Gesto Palena. Questo evento è nato per creare insieme alle varie associazioni, quindi associazione culturale, associazioni turistiche di Palena, agli enti, alla Chiesa, un primo lavoro per quanto riguarda l'identificazione del santo. Cercheremo di mettere insieme le storie e tanti puzzle al fine di poter capire perché sta in alto e qui cosa ha fatto, cosa non ha fatto, perché i suoi fratelli sono nei paesi limitrofi. Do adesso la parola agli invitati e buon ascolto. Allora, buonasera, io sono Francesca Larcinese dell'Associazione Abruzzo Adventures. Prendo la parola un attimo solamente per chiudere il
diciamo, i saluti istituzionali, diciamo, classiche dei convegni, invitando Don Giustino Rossi a salire qui sull'altare. Abbiamo avuto l'opportunità appunto di ospitare Don Giustino, che tutti conoscete per essere un monaco eremita che risiede in Contrada Riga presso le case di Maria di Nazareth, e il quale ci potrà dare il suo contributo spirituale alla vicenda, che andremo poi ad analizzare con tutti i contributi invece di tipo storico che seguiranno. Prego. Ai posteri. Ecco, questo è un po' quello che era il ragionamento che avevo fatto.
anche chiamare volendo, no? Che sarebbe perfettamente in tema. Quindi chiusa questa parte ufficiale, entriamo nel vivo della materia, entriamo nel vivo del motivo per cui siamo qui. Fernando ha scelto me per coordinare un po' tutti i relatori e prima di tutto vorrei condividere con voi una piccola spiegazione, diciamo così, sul perché siamo stati scelti, come dire, dall'associazione San Rinaldo per venire qui a raccontarvi un po' quello che sappiamo sulla vicenda dei cosiddetti santi tardograci e quello che stiamo facendo. Allora, la scaletta, come si suol dire anche in televisione, sarà la seguente. Allora, il primo intervento sarà della dottoressa Maria Carmela Ricci, che è l'architetto di Casoli, al quale dobbiamo il maggior contributo recente sulle ricerche relative al cenobio di Prata, cioè l'insediamento nel quale si erano stabiliti questi frati venuti dalla Calabria per ragioni molteplici sulle quali gli storici ancora si confrontano, e che è stata riversata poi questa ricerca sul sito web che si chiama appunto casoli.org, per cui gli esiti delle ricerche condotte, che mi pare siano state condotte su fonti edite, giusto Maria Carmela? Fonti a stampa, e sono consultabili online, quindi anche voi magari una volta tornati a casa consultando il sito www.casoli.org potete curiosare insomma su tutto quello che è stato già pubblicato inerente questo argomento. Seguirà un intervento che farò in tandem io con la dottoressa Adele Garzarella, e qui vi racconteremo un aspetto un po' più pratico, diciamo, di questa ricerca, cioè quello che si può fare, tra virgolette, una volta conosciuta la storia di questi santi, affinché alcune persone, o tante persone si spera nel tempo, vengano qui a conoscere questa storia e a visitare i luoghi dei santi e a fare del turismo, detto così banalmente, che può essere un turismo di tipo religioso, di tipo culturale, fino anche di tipo sportivo, legato appunto agli itinerari dei santi. Seguirà il mio intervento quello del professor Altorio, che è il presidente della Fondazione San Nicola di Guardia Grele, che è probabilmente, diciamo, l'organizzazione più antica e più strutturata nel culto appunto di questo San Nicola, che è uno dei santi che componevano il cenobio di Prata, e che quindi ci racconterà tutto quello che riguarda il loro santo, quello che la fondazione le azioni che la fondazione ha già messo in campo. Ultimo ma non ultimo il professor Micati, che con tutto il suo scibile, come sempre, ci racconterà quello che ci interessa in questa sede, cioè tutto quello che riguarda gli eremi, le tipologie di eremi e molto altro sicuramente sulla Maiella. Poi il professore ci spiegherà meglio di persona. Chiuderemo poi, prima di andare a cena tutti insieme, con un intervento del professor Aurelio Manzi, che avevo visto ma non vedo in questo momento, che ci parlerà un po' del cibo dei monaci, il cibo del Medioevo, e quindi ci introdurrà un po' alla cena. Io vi ringrazio comunque fin da ora per essere venuti, per aver pazientato finché non allestissimo tutto. Queste sono le prime volte, no? C'è una prima volta in tutto, e allora le prime volte sono sempre un po' così piene di imprevisti. Allora, io direi che adesso può salire qui a parlare la dottoressa Maria Carmela Ricci, e iniziamo quindi con il suo intervento di tipo storico. Ci dirà tutto lei, prego. Sentite? Sì. Questo mettendo insieme il sito, che in questo caso è offline, e le slide. Thank you.
che si deve occupare da solo di Casoli. E nel frattempo nel 2002 ci fu il gemellaggio tra Palena e Taverna per San Franco. Quindi noi che avevamo aperto già il suo sito avevamo pensato che si poteva raccontare, fare qualcosa per questa storia dei monaci che già avevamo sentito parlare, letto qualcosa su altri volumi, su dei libri, però non ci c'erano accorti, c'erano delle inesattezze, c'erano dei esami che non c'erano nulla con la comunità di Casoli. E così abbiamo iniziato la ricerca. Dopo il gemellaggio di Palena con Taverna, siccome Palena si occupa solo di San Franco, non di altri santi, di altri monaci, noi abbiamo pensato di occuparci di tutta la comunità, di tutti i monaci che erano venuti qua dalla Calabria a casa. E questa ricerca però l'abbiamo pubblicata nel 2004 e quindi su questo sito, Casoli.org, che poi abbiamo preso un sottodominio che è Praga, appunto Casoli.org, per raggiungerlo più facilmente. E si articola in tre capitoli. Il primo è generico e parla dei volumi che abbiamo esaminato per la ricerca, e il secondo capitolo invece parla dei santi, e il terzo della conclusione. La cosa importante di questa ricerca è che è nata per internet e grazie a internet, perché noi abbiamo fatto la ricerca soprattutto con internet. Poi siamo andati anche nel biblioteca a esaminare i volumi, materiali che abbiamo trovato, però ci ha permesso di andare a cercare delle nozioni, delle notizie che non avevamo in Abruzzo, che appunto notizie che ci arrivavano dalla Calabria. Abbiamo quindi trovato i luoghi descritti dagli storici, che erano Pietrabitta, in provincia di Cosenza, e Taverna, in provincia di Catanzaro. E siamo arrivati pure a vedere come erano fatti questi manufatti, come era il monumento. Siccome si diceva che venivano, erano partiti da Pietrabitta, anche se alcuni, come San Falco, era di Taverna, però si dice che si erano riuniti a Pietrabitta, nel monastero di San Martino in Canale, poi da lì sono venuti in Abruzzo. Allora, prima cosa voglio dire, questa ricerca c'è un titolo, che è il Castello de Prata delle Reliquie di San Milanione. Allora, il Castello de Prata, abbiamo messo questo titolo perché lo abbiamo trovato la prima volta nel memorandum della Abate Bertaglio. Infatti, dopo Casoli, troviamo il Castello de Prata e il Gesso Palena. Poi invece le reliquie di San Milanione, perché secondo il Falcocchio dice in una nota, dice si vuole che il corpo di San Milanione giaccia ancora in luogo in Prata. Chi era San Milanione? San Milanione era l'archimandrite che aveva guidato questi monaci partiti da Pietrabitta e venuti da noi a Abruzzo. I monaci sono insediati qua con tre fenomeni migratori. Il primo fenomeno si apre nel VII secolo con l'espansione musulmana e le successive persecuzioni persiane, soprattutto islamiche, le quali, mentre fecero inaridire i territori conquistati dalla vita monastica, costringono all'immigrazione di molti monaci greci e rafforzarono le comunità balcaniche e rosse e svilupparono monache orientali in Sicilia e in altre regioni d'Italia. Il secondo fenomeno invece si ebbe nell'VIII secolo. E la causa fu l'editto che impose la distruzione di tutte le immagini raffigurate di Dio, la Madonna e i Santi. Costrinse i monaci basiliani, che non vollero accettare la drastica imposizione, ad abbandonare l'Oriente. Quindi la Sicilia e le estremità orientali d'Italia dettero al sito ai monaci greci, e i quali si sistemarono stabilmente diffondendo religione e regole di vita. In queste terre i seguaci di San Basilio eressero magnifici istituti, fondarono scuole di profondo sapere e diedero a Dio l'imponente fenomeno che prese il nome di monachetto italo-greco. Poi il terzo fenomeno si ebbe nel X secolo. Tra il IX e il X secolo l'incursione dei saraceni si intensificarono e nel 1975 fu invasa la città di Cosenza, l'antichissimo convento San Martino in Canale, nella vicina Valle di Trati. E quindi queste comunità italo-greche stamparono l'incursione
Quindi dopo un periodo di accoglienza del Ducato Salerno, questi monaci si diressero nel Sannio e precisamente il Ducato Longobardi Benevento, dove stabilirono degli accordi per incontrare il conte di Chieti Trasmondo, di Trasmondo Vivo. Mediante quelle state romane, tra cui secolari, che nel processo di legislazione furono allo stesso tempo vie di comunicazione, attraversarono le antiche città di Sernia, Sepino, Boiano, San Giro Ventano, eccetera, per arrivare fino alla residenza estiva del conte del Castel di Sette. Circondare la sua residenza estiva nel Castel di Sette. E quindi questi monaci non potevano andare a Chieti e poi tornare indietro da noi. E quindi da lì ci furono le trattative tra il conte e i monaci per stabilirsi dove nel Castrata. Adesso una stai. Quindi, come arrivano questi monaci a Praga? Il conte Trasmondo I offrì alla comunità dei monaci colombici appena arrivata l'opportunità di stabilirsi nel feudo di Praga ed edificare un nuovo monastero. La torre di Praga, in località della Torretta, era un antico avamposto militare di Arco Longobardo risalente al VI secolo. La prima notizia di esistenza della località denominata a Praga risale al IX secolo ed è registrata nel memorandum della Guardia Imperiale, che rese Montecassino dall'anno 256 all'anno 283. Dopo alcuni anni, la fondazione del monastero di Praga, l'anziano Archimandrita e Darione morì e il santo corpo divenne molto probabilmente tutor del feudo di Praga. Perché un unico che lo dice fa il corte, però non ci sono altre testimonianze che ci sia avuto, che abbiano potuto trasferire le reliquie, il corpo da qualche altra parte. E quando morì Sant'Eterone divenne Archimandrita il San Nicola Greco. E gli altri monaci erano San Dorante, Dio patrono di Ortuzio, e quindi allora salto, siccome abbiamo poco tempo, faccio un salto alla scrizione, San Rinaldo, e che abbiamo di San Rinaldo abbiamo poche notizie, però sappiamo che faceva parte di questa comunità, e sappiamo come San Rinaldo è venuto in Abruzzo, in che epoca pure sappiamo. Il santo appartenuto al comunità che contò in monastero di Prava fu compagno della regione di San Marco, San Nicola Greco e San Branco, venuto da una casa visse tra il X e il XII secolo, terminando i suoi giorni in santità per assumere di farla sposo, ora facendo di Cervenigna, la grotta del Sante ancora oggi, quindi devozione dei fedeli, si trova più paesi. E queste erano le notizie che abbiamo avuto così, perché mentre prima del 2004 siamo andati tutti i luoghi, questi santi. Ma la scusa è un po' stupido, però tra di là sicuramente non ci stanno molte notizie. Ma poi qui San Franco, a Galina, e una cosa che voglio dire è che questa ricerca è stata fatta nel 2004, nel 2009 la prima conferenza si è fatta per la Galina su San Franco, e poi si è fatta un'altra conferenza a Guardiagrede nel 2012, poi a Palena l'anno scorso, e adesso siamo arrivati a farla scusa. Quindi per chiudere il cerchio, dicevo, bisognerebbe fare un altro intervento a Ortucchio. E invece i luoghi d'arte poesanti sono San Giovanni Eremita di Rosello e anche c'è un cerchio di San Giovanni, San Giovanni Inglese sarebbe. E poi c'è una certa ricerca, viene fuori, ci sono stati un sacco di errori. Gli errori più gravi riguardano proprio le date, perché questi santi erano stati collocati in un'epoca che era il XV secolo, ma qui abbiamo scoperto che avevano collocato la data della traslazione dei corpi a quella della loro vita, invece erano del X secolo. E quindi a Ortucchio abbiamo ancora una scritta sotto le reliquie di San Dorante, che apparteneva, che era vissuto nel XV secolo, ma non è così, quindi Ortucchio deve, quindi Ortucchio deve ancora digerire questa cosa. Quindi qua c'erano questi, San Milanione di Prata, San Nicola Greco di Valdiardene, San Dorando di Ortucchio, San Rinaldo Palascoso, San Falco di Palena, San Franco di Francavilla e San Giovanni Verde di Rosello. Quindi questi monaci avevano, questi monaci non perdevano occasione di avere frequenti contatti con le nostre genti, sia durante le feste religiose sia andando in giro per, insomma, immaginavamo evangelizzato il nostro territorio all'epoca. Quindi mi fermo qua, ci sta tanto da dire ancora.
ancora tanta fate per Dario e si cambia pagina, pagina 2 e leggiamo quello che avevo detto prima, essendo dedicata. In dove ci sono delle immagini bisogna cliccare sopra perché esce il libro e la copertina di mille pagine che abbiamo passato lo scanner per interessare, che ci interessa. Insomma, la storia va letta tutta e con calma. E poi l'altra cosa importante è che perché non è stato scritto un libro? Perché è rimasto sul sito? Perché questa gente anche oltre a essere interattiva, anche aperta, continua, lo stiamo vedendo oggi, perché continuiamo a parlarne e più va avanti, io se mi sto riprendendo, aggiorno il sito e metto ogni volta tutti gli eventi che si fanno, ho messo quello di Palena, che abbiamo fatto l'anno scorso, mi sono messo quest'anno con un attimo da fare, però sto diciamo costruendo un archivio digitale intorno a questa storia. Partire nel 2004 e che si va ancora avanti. Si va ancora avanti e mi fa molto piacere di arrivare a questo livello. Ok, Maria Rosana, grazie. No, mi iniziamo a interrompere, ma perché abbiamo modo. Allora, mentre ti scambi il microfono con la dottoressa Garzarella, io appunto ringrazio la dottoressa Maria Carmela Ricci. Non ho menzionato il sindaco nei saluti iniziali, però sindaco, poi a conclusione di tutti gli interventi ti diamo la parola, così adesso non perdiamo il filo, insomma, del ragionamento che stiamo facendo in questo momento. Allora, l'intervento che segue, che come vi avevo anticipato sarà in tandem fra me, anzi fra la dottoressa Adele Garzarella e me, illustrerà gli esiti, diciamo, pratici della ricerca che aveva iniziato appunto la dottoressa Maria Carmela Ricci. Quindi guarderemo un po' insieme cosa si può fare sul territorio una volta studiate le fonti, una volta insomma divenuti consapevoli della materia di cui si sta parlando. Acrobazia molto nota quando andiamo in giro a raccontare le cose. Buonasera, grazie per l'accoglienza. Intanto faccio parte ufficialmente del PowerPoint. E ringrazio l'associazione che ci sta ospitando per quello che state svolgendo e per questa collaborazione che sta nascendo. Mi presento, mi chiamo Adele Garzarella, sono un geologo nella vita, sono un ricercatore universitario, lavoro a contratto con l'Università di Chieti e ho conseguito la mia laurea e il mio dottorato e in tandem con la dottoressa Dalcinese siamo qui per una serie di motivi che adesso vi illustrerò. E chi siamo noi? Noi facciamo parte di un'associazione di Palena che si chiama Fox Adventures, con sede appunto a Palena, che ha di fatto una doppia anima, quella legata un po' agli sport, quindi outdoor, cioè quelli che si fanno all'aperto, e quella invece poi legata più alle attività culturali. Per questo motivo siamo qui, che tendono a non solo a fare cioè un lavoro di ricerca che rimane nelle aule universitarie, ma che diventa una ricerca pratica, attiva sul territorio, di rilancio di un territorio. A noi dicono sempre, quando andiamo in giro, voi avete tanto e non lo sapete valorizzare, no? C'è questo mantra che gira sull'Abruzzo. E allora adesso ci siamo stancati di ascoltare questa cantilena e vogliamo agire. Le attività outdoor di fatto dell'associazione riguardano il più noto correntismo, cioè le discese nel fiume con la muta, ci si butta, si fanno dei salti di 6 metri fantastici, attività poi legate agli sport in generale e agli sport invernali, alle ciascolate, ma c'è poi tutta la parte che ci riguarda, che è di attività sul territorio. Le immagini che vedete sono legate, quella a sinistra, alla passeggiata sui luoghi di San Falco che svolgemmo l'anno scorso in concomitanza con il convegno che abbiamo organizzato su San Falco, in cui è stato ospite anche l'architetto Salvatore Tozzo dalla Calabria, che in Calabria abbiamo iniziato a studiare i nostri monaci, perché prima erano in Calabria, quindi c'è stato questo ponte Calabro-Abruzzo.
Abruzzese l'anno scorso, questa prima gettata, cioè un ponte di 11 metri, abbiamo iniziato a mettere un po' i pilastri. E poi vedete i bambini, perché noi svolgiamo molte attività con le scuole di divulgazione delle scienze, della storia dell'arte, e l'immagine che vedete in basso è un convegno sulla linea Augusta, perché io da diversi anni studio anche ciò che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, in particolare la linea Augusta sul territorio, quindi l'impatto anche del territorio sulla guerra. È un convegno in cui è stato intervenuto il giornalista Lorenzo Grassi di Roma, che per primo ha mappato tutte le trincee tedesche ancora presenti nella zona degli altopiani maggiori, e in particolare quel giorno, essendo a Palena, siamo andati a vedere le trincee tedesche presenti sul Monte Porrara. E gli altri in foto con noi, a parte gli assessori di Palena, ma la coppia che vedete sulla sinistra sono Ronchetti e Ferrara, che sono gli scrittori dei libri che stanno in tutti i nostri comuni con scritto Linea Gustav, e abbiamo avuto ospiti a quel convegno. E queste sono altre immagini di azione sul territorio, con le scuole sempre, al Sagrario Brigata Maiella, al castello Ducale di Casoli, con una scolaresca giunta da Teramo per conoscere la resistenza nell'Aventino, e la passeggiata a Gesso Paleo l'anno scorso, quando abbiamo inaugurato il sentiero della memoria a Sant'Agata di Gesso Paleo. Questa è la locandina del convegno dell'anno scorso, in cui leggete la doppia data, l'escursione sulle orme di San Franco, organizzata da Abruzzo Adventures con il Parco Maiale del Comune di Palena, e la tavola rotonda che è seguita con ospiti Salvatore Tozzo e Maria Candela Ricci, che non smetterò, come casolano poi di origine come lei, di ringraziare, perché da questa sua voglia, Maria Candela si emoziona sempre, e questo mi fa molta tenerezza da un certo punto di vista, perché lei è un'appassionata davvero di ricerca, e questa sua passione poi si evince quando ci racconta le cose che ha raccolto. Da dove siamo partiti? Perché io, come geologo, ogni anno promuovo delle attività che si possono svolgere sul territorio legate a un evento nazionale che si chiama Settimana del Pianeta Terra, in cui in ogni regione vengono organizzati degli eventi a carattere geologico, ma non solo. Non so se avete seguito un po' anche nelle ultime recenti cronache, il Parco Maiella è stato candidato al Geoparco UNESCO, cioè un sito di rilevanza geologica, ma non solo, perché loro vogliono anche la valorizzazione di tutto il patrimonio, quello che il patrimonio immobile, il territorio, la storia, la cultura, l'enogastronomia. Quindi su questa scia io 2 anni fa organizzai questa passeggiata a Prata, cioè la torretta di Casoli, sul lago di Casoli, dove sta il ristorante, per dirci, dove c'è la torretta, sul sito lì del bosco, della Lecceta. Abbiamo organizzato questa prima passeggiata che aveva intitolato Geologia tra Santi e Briganti, perché poi la torre di Prata fu anche un luogo dove i briganti andavano, durante il periodo del brigantaggio, a rifugiarsi, come che era un punto di avvistamento sulla valle circostante. E quella volta andò molto bene, perché vennero le scuole, vennero i cittadini anche del posto, che mai avevano visitato quel luogo. Il lago di Caso, lo sapete, si va a fare la scampagnata, no? Si va a fare la suscelletta al Monte di Pasqua, no? Ferragosto, però nessuno aveva mai raccontato la vera storia di quel posto, la valenza storica, culturale, geologica che ha quel posto. E basterebbe adesso, cioè mettere, adesso ci sono, perché c'è stato il progetto SIC che ha valorizzato il sito, quindi adesso c'è un po' di carta turistica, basterebbe veramente fare un piccolo salto in più per convogliare qui i turisti. E quando, adesso dico una cosa un po' antipatica alle volte, perché alcune volte ci dicono che facciamo le cose per soldi. Allora, quello che deve passare è che qui, quando si fa cultura, sembra sempre che dobbiamo fare una cosa, la volevo se bene, no? Una cosa, vabbè, tipo evento estivo, lo facciamo per noi, ci viene un po' di gente del posto, così ci dicono quanto siamo bravi. E non passa ancora che la cultura in Italia può dare posti di lavoro, può evitare lo spopolamento delle aree interne, può dare possibilità ai nostri figli, io sono una mamma, Francesca è una mamma, può dare la possibilità ai nostri figli di non andarsene per forza. Quanti dei nostri figli, cugini, sono dovuti andare da qui? Noi, con tutto quello che abbiamo, potremmo davvero dare una svolta a questo territorio. E questo è, diciamo, uno dei tentativi, questo legato al culto dei monaci italo-greci, di valorizzare tutto il territorio del Sangro Aventino. Cedo la parola alla dottoressa Francesca Darcinese per la restante parte della presentazione.
No, allora, quindi abbiamo visto in realtà da dove è iniziato tutta l'azione, quindi il passaggio dalla ricerca di Maria Carmela alla conoscenza e alla illustrazione, diciamo così, del territorio, sia nel 2017 con questo con questa prima iniziativa legata alla settimana del pianeta Terra. Ritornando al 2018, l'estate, anzi del 2018 è stata l'estate in cui nell'ambito del calendario estivo dell'associazione appunto Adventures per Balena abbiamo deciso di fare due cose. In primo luogo recuperare il sentiero che era veramente ridotto malissimo, recuperare una parola grande, rendere agibile il sentiero che portava a quello che viene indicato come eremo di San Falco, che noi sappiamo che non è l'eremo di San Falco, però la tradizione indica lì il suo eremo e quindi abbiamo pensato comunque di portare le persone in quel luogo, avendo ovviamente l'accortezza di precisare l'errore, vuol dire storiografico, e quindi abbiamo fatto una prima escursione con un sentiero, ripristinando un sentiero adatto alle famiglie, che è stato poi tra l'altro segnalato anche al parco, sollecitando al Parco Nazionale della Maiella, che è ovviamente titolato per gli interventi di maggior importanza, perché volevamo un sentiero adatto alle famiglie che portasse in transito sul territorio di Balena delle persone e che però avesse un tema che potesse essere qualificante e anche identitario. Voi dovete sapere, ma penso che lo sapete perché vedo che Fallascoso è praticamente uguale, io non sono di Balena ma vivo a Balena e, perché mio marito è di Balena. San Falco, le feste di San Falco sono sentitissime, sono un momento di grande all'intanto tornano tutte le persone che sono di Balena e che vivono fuori, è un momento di grande vivacità del paese, però è un momento che è un po' autoreferenziale, cioè vissuto prevalentemente dai paesani, dai balenesi, insomma dalle persone del posto. Quindi abbiamo voluto dare l'opportunità di vivere, diciamo, la presenza di questo santo anche come traccia sul territorio, e ne è nata appunto quindi questa prima escursione che è stata seguita appunto dal convegno che si è tenuto qualche giorno dopo a Balena, nel quale noi abbiamo fatto il punto, diciamo, sulle conoscenze in Abruzzo rispetto ai santi e sulle conoscenze in Calabria rispetto agli stessi santi. Questo ha fatto sì che noi abbiamo avuto l'opportunità di costruire un legame molto intenso dal punto di vista anche dello scambio delle informazioni, della ricerca e soprattutto della strutturazione di un progetto nel lungo periodo, che ha posto in contatto quindi la Calabria e l'Abruzzo, e tanto è stata vera questa cosa, che come potranno raccontarvi anche i componenti dell'associazione Sardinalto, in questa primavera noi abbiamo avuto il primo gruppo, a cui seguiranno sicuramente altri perché stiamo lavorando in tal senso, quindi per la prima volta è venuto un gruppo dalla Calabria nella Valle dell'Aventino che ha visitato tutti i luoghi legati ai santi italo-greci, che loro ovviamente non conoscevano perché non essendo abruzzesi, fra l'altro dovremo anche capire fra poco quanti abruzzesi conoscono la vicenda dei santi italo-greci, perché è un altro aspetto interessante. Comunque quello che a noi interessava era far sì che la ricerca che era partita da Maria Carmela non rimanesse solamente una ricerca, ma appunto avesse un risvolto di tipo pratico legato soprattutto al flusso turistico in entrata e in permanenza soprattutto sul nostro territorio. Diciamo che questo primo viaggio, che è stato un viaggio di più giorni fra l'altro, è stato, come dire, l'episodio zero e quindi anche un modo per capire cosa va migliorato, cosa va perfezionato, cosa si può aggiungere, cosa si può togliere, vedere anche chi altro vuole essere coinvolto in questa esperienza, e ci ha permesso soprattutto, come in tutti i progetti
quando si fa una cosa poi si dice va bene, l'abbiamo fatta, però adesso che cos'altro possiamo fare? Perché il viaggio in sé sia molto bello, porta anche le persone sul territorio, persone che dormono, persone che alloggiano qui e che, detto ovviamente in termini molto pratici, spendono proprio denaro su questo territorio, sull'indotto di tipo turistico e non solo. E quindi, allora, diciamo, dal punto di vista dell'esperienza mia e della dottoressa Garzarella, e poi come sentiremo anche della Fondazione San Nicola Greco, in primo luogo noi abbiamo bisogno di definire in maniera istituzionale, mettiamola così, una rete fra i paesi affinché l'esperienza appunto del viaggio dei calabresi, diciamo così, divenga un'esperienza vera, concreta e ripetibile il maggior numero di volte possibile, e poi appunto definire a quel punto una serie di pacchetti o comunque di proposte turistiche legate alla vita, alla visita dei luoghi dei santi. Stiamo parlando infatti di un tema, questo dei santi italo-greci, che è un tema di tipo storico, artistico, culturale, religioso e fino anche appunto di sportivo, perché i pellegrini o anche coloro che non sono i pellegrini, vi faccio il classico esempio del Cammino di Santiago, potrebbero valutare l'ipotesi di fare un percorso fra i luoghi degli eremiti a piedi, agevolando ovviamente il loro transito, proprio come avviene appunto nel caso del Cammino di Santiago, quindi con una rete di trasporti dei bagagli dei pellegrini, insomma, e quindi avere la possibilità di fare un ragionamento che appunto abbia una ricaduta in basso sul territorio e su un potenziale impiego. È chiaro che parliamo di magari anche su questo io voglio essere molto sincera, è chiaro che sarà un progetto che avrà una valenza soprattutto stagionale, però si tratta sempre comunque di un progetto utile alla conoscenza del territorio e alle possibilità di occupazione. Poi ovviamente è imprescindibile, come fra l'altro accennavo anche all'inizio per quanto riguardava il discorso del Dermo di San Marco, è importantissimo appunto che si faccia un recupero, una manutenzione seria e programmata di tutti i luoghi legati appunto ai santi e quindi alla conservazione delle reliquie, lo studio delle reliquie, perché ecco, e con questo arrivo all'ultimo punto, il lavoro di Maria Carmela è un lavoro assolutamente importante e encomiabile, però noi abbiamo bisogno di fare ancora un altro salto e quindi di andare a scavare nell'ambito delle fonti inedite, degli archivi, dell'archivio di Grottaferrata, di Montecassino, quindi andare a cercare tutto quello che non è stato ancora pubblicato, perché noi possiamo vendere qualsiasi pacchetto o qualsiasi gita o qualsiasi visita guidata legata ai santi italo-greci, ma dobbiamo essere seri in quello che diciamo, cioè non possiamo inventarci la visita guidata solamente per compiacere il visitatore e magari dirgli che abbiamo i mosaici bizantini perché così vengono. No, noi dobbiamo avere la correttezza di dare informazioni esatte, concrete, e questo si fa solamente facendo lo spoglio delle fonti manoscritte e rimettendo insieme il tutto affinché poi il turista comunque abbia un'esperienza di visita piacevole e non di didascalica, diciamo così. Questo è quello che abbiamo fatto e quello che si può fare, questo è insomma, quello che volevamo dirvi, e quindi concludo qui l'intervento mio e della dottoressa Garzarella. Approfitto per lasciare la ricerca ha fatto mio marito, si chiama Elisa Cipolla, poi ho portato avanti io tutto, sto divulgando, l'ho immaginato, l'ho pubblicato, però la ricerca, il ricercatore è mio marito. Buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie all'Associazione San Rinaldo, al Sindaco, a Don Giuseppe,
e grazie a voi tutti che siete qui questa sera. Dividerò il mio intervento, breve peraltro, in quattro momenti. Prima di tutto una premessa, poi dirò qualcosa sul tesoro che rappresentano questi monaci italo-greci, dirò qualcosa sulla Fondazione San Nicola Greco e una proposta per il futuro. Innanzitutto la premessa. Beh, noi siamo stati in questa chiesa, vedo ancora qui il quadro che lasciamo a suo tempo, dal 17 al 19 marzo del 2012, portando qui il corpo di San Nicola Greco. Fu un'esperienza bellissima. Io desidero ancora ringraziarvi per quel momento, perché è stato veramente significativo. Ricordo il freddo di quei giorni, però ricordo il calore di questa comunità. Ricordo gli alpini che presero l'urna, peraltro pesante, di San Nicola Greco lungo queste strade. Veramente un bellissimo, bellissimo momento. Quindi, per dire che il cammino già è iniziato da qualche anno, ed è un cammino che adesso è bello proseguire insieme. E quando è nata la fondazione, è nata subito dopo il millennio dalla morte di San Nicola Greco, ed è nata così, più o meno come è nata l'associazione Savinando, da un piccolo gruppo di persone, e poi pian piano questa fondazione, diciamo, ha scoperto la propria identità, perché non c'era chiaro all'inizio che cosa avremmo dovuto fare. Poi devo dire dei grazie a chi ci ha indicato anche un po' il cammino, ed è stato l'ufficio diocesano di pastorale del turismo, Don Emiliano Straccini, l'arcivescovo Bruno Forte, che ci hanno dato delle indicazioni di cui adesso vi parlerò. Qualcosa sull'importanza di questi monaci. Beh, innanzitutto, Maria Carmela ha ricostruito la storia, non aggiungo altro, potete vedere sul sito casoli.org, oppure se qualcuno interessa le pubblicazioni della Fondazione San Nicola Greco, questo è un libro che ricostruisce un po' questa vicenda, l'approfondisce, sono gli atti del convegno del 2012 tenutosi a Guardia Greca. Ma qual è il patrimonio di questi monaci? Chi sono questi monaci sostanzialmente? San Nicola Greco, San Rinaldo, San Franco, San Dorante e così via. Beh, innanzitutto sono monaci italo-greci, cioè sono monaci calabri, già per far capire che San Nicola Greco non è greco, ci abbiamo messo 7 anni, è calabro, precisamente lui è nato a Pietrafitta, quel piccolo paese vicino a Cosenza, quindi monaci calabri, italiani, però di lingua e di spiritualità greca. E questo per permesso loro di essere, come dice l'arcivescovo Bruno Forte, un ponte tra Oriente e Occidente. Questo era il primo grande patrimonio che questi territori hanno grazie a questi monaci. Questi territori sono chiamati ad essere ponte di dialogo tra culture e spiritualità diverse. Innanzitutto tra la spiritualità orientale e quella occidentale, ma non basta, un dialogo molto più grande. Perché? Perché questi monaci, ma lo diciamo in termini molto attuale, erano profughi. Questi fuggirono dalle terre di Calabria a causa di persecuzioni. E allora questa apertura, questo incontro, questa accoglienza deve essere ancora più grande rispetto a quella del rapporto tra Oriente e Occidente. Secondo patrimonio di questi monaci, l'amore per la bellezza. Il monachesimo greco, ancora più di quello latino, ha
questa attenzione alla bellezza, alla cultura, all'arte, a tutto ciò che può elevare lo spirito. E allora questi monaci sono patrimonio perché ci ricordano questo, ci ricordano l'attenzione alla bellezza. Terzo patrimonio che abbiamo grazie a questi monaci, questo lo capirono nel 1343, a Guardia Greca arrivò il corpo di San Nicola Greco per volere di Napoleone Orsini. Questo corpo era a Casoli, fu portato a volere. Domanda perché? Perché si capì da subito che una comunità ha bisogno di un perno intorno a girare, perché questa comunità ha bisogno di un punto di riferimento concreto, addirittura un corpo, per essere una si è comunità intorno a qualcuno, a qualcosa, a un'idea, a un valore. E allora il terzo patrimonio che abbiamo è questa spinta a essere comunità. Quindi tre sono le sollecitazioni che ci danno questi monaci: il dialogo, la bellezza, la valorizzazione, l'essere comunità. E allora la terza parte del mio intervento è sulla fondazione. Beh, la fondazione nasce e intorno a queste tre, diciamo, questi tre patrimoni, a queste tre, queste che sono anche tre grandi sollecitazioni che abbiamo. La prima, il dialogo. Che cosa facciamo? Beh, apriamo ponti, costruiamo ponti. Oriente e Occidente. Da quest'anno, dopo ci abbiamo lavorato qualche anno, la Fondazione ha una collaborazione stabile con la Chiesa Ortodossa Romena in Italia. Nello scorso mese di maggio, all'interno delle celebrazioni dell'Ordine di San Nicola Greco, abbiamo ospitato una liturgia greca, non cattolica, ortodossa, perché se bisogna fare il dialogo lo si fa. Per di più, questi amici ortodossi, di cui uno è parroco anche del territorio di Guardia Greca, hanno donato al San Nicola Greco una caratteristica di un abito monastico. Quindi San Nicola Greco da quest'anno indossa un abito tipico dei monaci del Monte Athos. Nella sua vita l'avrà indossato? Sicuramente no. Però è un segno che abbiamo voluto dare. E ogni anno si rinnoverà questo patto di incontro con la Chiesa Ortodossa romena e greca, con la quale già avevamo rapporti. Dialogo poi lo viviamo anche in un altro momento importante, che è il premio San Nicola Greco, che diamo proprio a chi è impegnato nel dialogo e nella promozione dei valori della spiritualità, della pace. Seconda sollecitazione, io qui non aggiungo nulla a quello che diceva prima la dottoressa Arginese. Noi lavoriamo proprio in quella direzione di un turismo legato alla bellezza e alla sostenibilità. Qua voglio fare una precisazione. Prima si diceva turismo religioso o turismo culturale o turismo sostenibile. Nelle linee guida del turismo religioso della Conferenza Episcopale Italiana questa differenza non c'è. La Fondazione, e chiedo che sia così anche per l'Associazione San Rinaldo, non è un ente di marketing del santo. Il santo non ha bisogno di marketing. Il santo ha bisogno di qualcuno che attualizzi al giorno d'oggi il proprio messaggio. E se
questi sono santi monaci, ancora di più la valorizzazione del territorio, la sostenibilità ambientale, l'incontro di esperienze, attività sociali, attività anche ludiche, anche momenti di festa, perché questo è tipico della spiritualità monastica, cioè la valorizzazione del bello e del buono di un territorio. E noi questo vogliamo fare. Oggi non esiste un turismo religioso che sia solamente la promozione di un luogo di culto. Diciamo la verità, nessuno dei nostri posti è Lourdes o Fatima. Non possiamo pensare a questo. Noi non possiamo pensare che a Fallasposo vengano esclusivamente per il culto di San Rinaldo, e allora sia qualcosa di più ampio. Ma capite bene, non è una appendice in più. Diciamo, questo è l'aspetto religioso, quest'altro è l'aspetto più laico. No, sono la stessa cosa. Anche cristianamente si dice che il bello e il buono porta a Dio, quindi le due cose vanno insieme. D'altra parte, queste sono le linee della conferenza episcopale. Da ultimo, la fondazione si occupa anche di altro, proprio perché noi abbiamo bisogno di valorizzare un territorio. Addirittura noi abbiamo un gruppo storico che gira per paesi anche d'Abruzzo, anche oltre, che intende rievocare la traslazione delle reliquie di San Nicola Greco. E poi abbiamo addirittura la titolarità della banda di Guardia Greve. Perché? Non solamente perché è bello, ma perché c'è un progetto sopra. E il progetto che deve ancora tutto da realizzare, tutto da... Il progetto è quello di creare una struttura in cui i più giovani possano appassionarsi a un valore positivo che è la musica. Dici, ma che c'entra questo con San Nicola Greco? C'entra. Perché i monaci questo facevano, non lo facevano con la banda, ma lo facevano educando alla bellezza e a una vita bella. Quindi è quello che vogliamo fare anche noi. Abbiamo un ufficio turistico in collaborazione con il comune di Guardia Greca. Tutto rose e fiori, niente, tutt'altro, un sacco di problemi. Qua molti consiglieri di amministrazione, vicepresidente, Pedantonella, Nicola, un sacco di problemi, perché i soldi non ci stanno. Il problema fondamentale è che le idee ci sono, quindi l'associazione stariale si prepari a ad avere problemi economici, perché questo sarà. Però è una cosa buona, perché vuol dire che uno fa. Poi noi diamo una mano anche al comune di Guardia Greve per le attività estive, sempre per la valorizzazione del territorio. Certo, non è che facciamo tutto, non organizzeremo una serie di attività che non rientrano in questo stile, però se il comune ci chiede di collaborare all'organizzazione di un concerto, lo facciamo molto volentieri. Perché noi crediamo che sia necessaria anche una valorizzazione materiale dei territori. I monaci lo facevano, non usciamo da quei tempi. Da ultimo, una prospettiva così per il futuro, che è anche un augurio, è quello della collaborazione tra questi enti, tra la Fondazione, l'Associazione San Rinaldo, associazione di Palena, vediamo di organizzarci anche con Francavilla, con Ortucchio, con Cassoli ovviamente, ma anche con territori che non hanno la diretta presenza dei monaci, che però sono i nostri territori. Penso a Fara San Martino, penso a Penna Piedimonte, penso a Gesso Palena, insomma, questo ovviamente un po' tutti in rete. Noi anni fa avevamo l'idea
di quello che chiamavamo gli itinerari nicolaiani, che non sono proprio dei percorsi, potrebbero fare anche percorsi, però qui c'è una difficoltà, che il territorio è abbastanza ostico per i cammini veri e propri, però si potrebbero fare anche questi, ma degli itinerari, cioè mettere insieme questo territorio e promuoverlo. Finora non abbiamo, diciamo, attuato mai questo progetto perché non potevamo noi andare comune di Torricella, qua vede il sindaco, dice ma vogliamo fare questo, dice ma tu chi sei, perché vuoi fare questa cosa, o nel comune di Gessopalermo. Però adesso c'è la possibilità di far nascere dal basso questa cosa ed è il momento di farla. Vi invito nel mese di settembre, ma non significa la fine del mese, significa tra qualche giorno, a Guardia Grele. Invito tutti i responsabili di queste associazioni, Maria Carmela e quanti insomma possono essere interessati a incontrarci per creare questa rete. Sarebbe bello creare tipo un'associazione di associazioni che curi questo. La fondazione non ha la forza né le risorse per fare questo progetto da sola e non sarebbe neanche giusto farlo, ripeto. Però insieme possiamo trovare una struttura che possa fare questo. La fondazione è a disposizione di questo, l'ufficio turistico è a disposizione di questo e adesso dobbiamo crederci e camminare insieme. Concludo dicendo quello che prima diceva la dottoressa Arcinese: le cose non si improvvisano. I turisti che non verranno immediatamente, perché questa è un'altra cosa ridicola, che si sente ogni tanto, quanta gente avete portato? Ma chi ti devo portare? No, questo soprattutto qua per fortuna non avete i negozi, quindi non avete questo problema, perché quali sono i negozi? 100 negozi, 100 problemi sono, no? Quindi meglio non averli, perché certe volte è peggio, no? Dice perché chi avete portato? Ma chi ti dovrei portare? Questi sono processi lunghi, hanno bisogno di anni. A Guardia Grele si comincia a vedere qualcosa adesso, ma dopo anni, dopo l'impegno grande che ha profuso il comune intorno al turismo. Non è che dice, domani mattina arrivano i pullman, ma non arriveranno, state tranquilli, non arriveranno, però ci dobbiamo lavorare. E allora le cose non si improvvisano e le cose non si inventano, ma si costruiscono. Quindi niente notizie false, niente false aspettative. Dice qualcuno che se tu racconti una storia, quella storia deve essere vera, altrimenti facciamo ridere. Che non dobbiamo pensare che chi viene nei nostri territori è uno sprovveduto. Non è così. E allora dobbiamo essere prima preparati noi. E qua torno al discorso della comunità. Si deve creare prima la comunità che accoglie e poi tutto il resto. Quindi io rinnovo l'invito a Guardia Grele per partire subito con questo progetto. Bisogna avere una certa, insomma, cogliere, non la fretta, ma cogliere il momento opportuno. Questo è il momento opportuno, perché poi io dico sempre, i treni passano, se uno poi non li prende non è detto che poi li passino nuovamente. Grazie. Grazie al collega, sono d'accordissimo, questo è un ferro che andrà battuto finché è caldo. Allora vorrei che il professor Micati a questo punto venisse a concludere facendo un, come dire, raccogliendo tutte le idee che ci siamo scambiati fino ad ora, e lui presenta un intervento inerente ai tipi di romitori sulla Maiella, giusto? Ha cambiato dal... Abruzzesi, chiedo scusa, le lascio la parola. Sì, la prima cosa è un po' più bianco e quando
Buonasera a tutti. Si parlava di itinerari turistico-religiosi in Abruzzo. Abbiamo difficoltà a farli per quanti sono gli eremi. Nel mio mezzo secolo di ricerca sugli eremi, ho cominciato agli inizi degli anni 70, ne ho censiti circa 120, di cui 50 soltanto sulla Maiella. È chiaro che non sono tutti raggiungibili, alcuni sono in parete, soprattutto nella zona del Gran Sasso, però c'è moltissimo veramente da poter fare. Ho preferito parlare in questo convegno degli aspetti tipologici degli eremi, anche perché chiamiamo tutti eremi, sembra l'eremo di Santo Spirito a Maiella, ma in effetti non è che fosse un eremo, era addirittura un'abbadia, così moltissimi altri luoghi di culto chiamati eremi, erano la Madonna dell'altare, per modo di dire, c'erano diversi monaci lì presenti, per cui non si trattava di una vera e propria celletta eremitica. Qui in questa diapositiva, questa è un particolare della tebaide del Beato Angelico, purtroppo non si vede bene, ma possiamo osservare da questa foto, da questa immagine, alcuni tipi di cellette eremitiche. Guardate, abbiamo diverse cellette costruite, quindi con un solo monaco all'interno. Perché dico costruite? Bisogna distinguere fra la celletta costruita con materiale elegante e alcune costruzioni che sono semplicemente pastorali, perché a volte, soprattutto sulla Maiella, il luogo di culto si confonde con il sito pastorale. Il monaco invece costruiva quasi esclusivamente con legante, perché doveva dare durata e dignità al luogo che occupava. Qui però vediamo non solo quello, ma moltissime, purtroppo non si vedono bene, moltissime grotte, sempre occupate da eremiti, raggiungibili attraverso i portavano da mangiare, per esempio attraverso dei cesti calati dall'alto, va bene, oppure l'eremita stesso tirava giù e veniva riempito dai fedeli di cibari vari. E vediamo anche, guardate, un albero da quale si affacciano le eremita. È una forma di eremitismo anche questa, la forma degli stilibi, in genere stavano in cima a una colonna. È chiaro che gli stilibi non è che prendevano gli uccelli al volo per mangiare, c'era qualcuno sotto, proprio i fedeli, che gli fornivano di cibo. Beh, in questa immagine manca un'altra forma di eremitismo, che è quella di San Colombano. San Colombano era un eremita itinerante, cioè si muoveva continuamente, quindi il suo eremitismo consisteva nel non affezionarsi, nel non legarsi a un determinato luogo. Allora, moltissimi eremi, cellette eremitiche, erano semplici ripari sotto roccia e venivano chiusi anche sommariamente, sempre collegati. Qui siamo nella valle di Mara San Martino e vediamo l'eremo di Santo Spirito. Certo, uno arriva a dei dubbi che lì veramente vi fosse un eremo, ma se va a guardare le pietre accumulate si rende conto che c'era qualcosa di diverso da un semplice ricovero pastorale, perché le trova lavorate. E molto spesso vi trova anche un tonaco dipinto, quindi per immagini sacre che si trovano all'interno della piccola celletta. Qui siamo in San Donofrio di Lugoli, altro piccolo luogo di culto molto interessante, più grande certamente che quello visto
precedenza. Questa immagine è della parte alta della Valle del Roffento, perché ve la presento, perché vi sono diversi eventi. Guardate, qui si trova l'eremo di Santa Maria, per raggiungerlo si attraversa questa cingia e si arriva qui, è complicato andarci. Qui si trova l'eremo di San Giovanni a Roffento. Questo, in questa piccola radura, c'è l'eremo di San Donofrio. Sotto questo spirone c'è l'eremo di Sant'Antonio. Più a valle ci sono gli eremi di San Benedetto, Sant'Angelo e Sant'Adalbio. Quindi vedete una piccola valle con addirittura 7 eremi. E nel suo interno, ma non è l'unico caso, perché nella valle del Seminello ne troviamo addirittura 8 e altrettanti ne troviamo nella Valtrovento. Quindi l'Abruzzo è veramente molto molto ricco, ma vi sono dei punti di particolare concentrazione. Ecco, questo è l'eremo di Santa Maria. Io circa 40 anni fa mi feci accompagnare a questo amico di Contra di Caramanico, Donato Vitale, il quale attraverso sentieri che non esistevano più mi portò a Santa Maria. Era veramente un posto unico, perché lì era evidente proprio la presenza dell'mitica, degli scavi in parete, delle tracce lasciate dagli eremiti e nelle pietre lavorate. San Benedetto a Roffento, lo stesso, di farlo sotto roccia, ma se andiamo oltre, vedete, in fondo, l'arco dell'abside, quindi la parte abissale della piccola chiesa dell'Ermita. San Donofrio a Roffento, che non era poi tanto piccola, perché si estende per altri 30, 40, 50 metri lungo la parete, e poi vi sono delle cellette remifiche anche al di sopra dell'eremo, esattamente proprio in parete. Ecco una foto fatta dall'interno. E qui siamo nella valle di Penna Piedimonte, Santa Maria della Vella. Qui avevano pochissimo spazio per costruire un monastero, ma praticamente questo era un monastero, anche perché grotta fraternale, grancia pastorale che si trova 2 chilometri al di sopra, va bene, dipendeva da Santa Maria della Vella. E Santa Maria della Vella si sviluppa su 50-60 metri di parete e sono moltissimi segni che i monaci hanno lasciato. Guardate per esempio questa, è l'immagine, simboli cristiani, 2 pesci, 1 e 2, incise sulla parete. Bene, la valle di Faro San Martino, dove oggi non possiamo neanche andare purtroppo, ma è un vero peccato perché a parte il monastero, sempre bello interessante. Pensate che su uno dei capitelli interno c'è una frase con la firma di Cesare De Pinta, che è stato uno studioso abruzzese, molto molto noto. San Marco alla Foce si trova nella gola di Celano, anche questo eremo, questo monastero sfrutta dei ripari sotto roccia. San Bartolomeo di Legio, tutti lo conoscono, anche questo è l'eremo di San Bartolomeo, ma qui c'erano almeno 2 o 3 monaci presenti, quindi non era una cellula eremitica di puro isolamento. Molto interessante, però vediamo la foto successiva. E questa foto somiglia moltissimo all'eremo di San Bartolomeo come collocazione, come colore, ma
si tratta di un eremo della valle di Santa Maria di Pulsano sul Gargano. Quindi moltissimi monaci, fra l'altro, guardate bene, provenivano anche dal Gargano. I luoghi di culto dell'Arcangelo Michele, io ho censito, chiaramente attraverso le carte d'archivio e attraverso pubblicazioni antiche e più recenti, solo in Abruzzo qualcosa come 360 luoghi di culto di San Michele Arcangelo. Di questi chiaramente ne rimangono qualche decina, anche perché la maggior parte è andata distrutta. Però pensate che irradiazione dal Gargano c'è stato verso l'Abruzzo. Sempre in San Bartolomeo di Leggio, e qui vedete il ripano sottomoccia, chiuso, va bene, da una parete in modo da realizzare. Ma lo vedremo meglio nell'eremo di Sant'Onofrio di Serra Francesca. Eccolo qui. Perché in genere molti piccoli monasteri nascono dalla successiva chiusura, va bene, dei ripari sotto roccia, man mano allontanandosi dalla parete. Qui vedete l'eremo oggi, vedete la parte originaria dell'eremo con una piccolissima grotta parzialmente chiusa da un lato. Poi è stata fatta un'altra parete, che è la parete che mantiene l'altare, dove c'è anche la culla di Sant'Onofrio, dove i pellegrini si adagiano e si rotolano per curare mali di pancia, febbre ostinate e così via. Ancora oggi questo avviene, ecco, vedete? Quindi è ancora viva questa tradizione. L'amico capito. C'è una sola goccia che cade in una piccola vaschetta scavata
Sant'Angelo di Medoli, vicino a Stracacentro sul Mona, lì non c'è bisogno di raccogliere acqua perché l'acqua c'è, non c'è bisogno di deviarla per impedire che rovini degli affreschi, la si raccoglie per puro scopo sacro. Quindi la stilla dell'Arcangelo è fondamentale. Io in tutti i luoghi di culto dell'Arcangelo che ho censite, sono diverse decine, e ho sempre trovato dell'acqua. Questo è un elemento fondamentale. D'altra parte proviene già dai culti orientali dell'Arcangelo Michele e dei Sci Michele. Io avevo dei vicini dove il fedele si gettava appena l'acqua si increspava e si increspava, perché sarebbe guarito da tutti i mali. La grotta di San Michele Arcangelo, i colli di Monte Bove, al confine con il Lazio. Questo luogo, anch'esso molto bello e particolare. Qui vediamo un bellissimo affresco medievale dove c'è l'Arcangelo e la Madonna. Ecco, San Michele Arcangelo è spesso legato alla Madonna e al serpente. Ambedue calpestano il serpente, sia la Madonna sia l'Arcangelo. Ma questa grotta è particolare, in genere vi sono le cosiddette grotte lattaie, dove si fa prendere l'acqua per favorire l'abbondanza di latte nelle boere. Bene, qui non era l'acqua l'elemento che favoriva l'abbondanza di latte, ma delle piccole foglioline che nascono sulla parete, ne fanno un depotto e lo bevono. È veramente una cosa particolare. Beh, questo è uno dei luoghi veramente unici in Abruzzo, Sant'Angelo di Balsorano. Io ho fatto il ritiro qui 6 giorni e ho dovuto lavare 500 piatti perché come novizio, come neofita, prima volta che andavo, erano 500 persone, solo uomini. Le donne non possono andare soltanto il 29 di settembre, festività degli arcangeli, ma l'8 maggio no. Quindi ho dovuto lavare circa 500 piatti. Mia moglie sa quanto mi costa, mi fa impressione. Comunque, vabbè, comunque una cosa interessantissima, perché dal mattino presto fino a sera tardi, processioni, canti, è veramente un'esperienza da fare. Ecco, guardate l'interno, numerosi altari anche all'interno. Siamo sempre nella Valle del Salinello, scusate, nella Valle del Salinello, e siamo in altro luogo di culto dell'Arcangelo, Sant'Angelo di Ribe di Civitella. Questa mia immagine è degli anni 80, quindi ha più di 30 anni, 30, 35. E se andate adesso non vedrete più tutto questo. La statua è stata distrutta. Quel muro che chiude quell'ingresso non c'è più. Perché la valorizzazione turistica, oltre a ad aver chiuso all'inizio i finestroni naturali che c'erano con vetro e ferro, aveva messo anche i camminamenti in acciaio, scale e così via, che hanno rovinato tutta l'atmosfera del luogo di culto. I nostri luoghi di culto spesso hanno poco di artistico, perché sulla roccia puoi fare poco, eccetto in alcuni casi, ma hanno i genius loci, hanno qualcosa di particolare, bisogna rispettare, basta mettere una cosa sbagliata e gli togliamo tutta l'atmosfera e non va bene. Sono riuscito a far togliere le finestre dopo la conferenza stampa denunciando quello che avevano fatto. Non sono riuscito a far togliere quel camminamento in ferro che troviamo anche alla grotta del Colle di Rapino, anche se il terreno, come vedete, è perfettamente in piano, si cammina benissimo. Vi hanno camminato centinaia di migliaia di pellegrini per secoli. Adesso
progetta, guadagna. Sant'Angelo di Portuino, sempre nella valle del Salinello, appena fuori, questo non era vero, questo era un altro Ginobbio che aveva possedimenti nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio, in Puglia, in Molise. Il priore d'estate viveva qui, e d'inverno si trasferiva ad Ascoli, al monastero di Sant'Angelo Magno. Ecco, guardate la parte interna e guardate la parte portuale, questa qui, con tracce di affresco anche. Santa Maria, incredibile, qui stiamo parlando degli eremi in grotta. Prima abbiamo visto quelli sotto, ripari sotto roccia, quindi proprio grotte chiuse. Questo vero lo stanno cercando da circa 7 secoli, ma d'altra parte vi sono dei documenti che parlano chiaro, che spiegano dove si trovava. E basta andare, non si può fare ricerca soltanto attraverso libri e documenti d'archivio, bisogna andare sui luoghi. Il luogo spesso ci spiega più di un documento, sia attraverso i segni rimasti, sia per l'ambiente, perché è chiaro che alcuni ambienti sono adatti, altri non lo sono. Sant'Angelo in Cripitis, infatti, vicino a grotte abitate dai pastori, cosa troviamo? Troviamo la chiusura della grotta con materiale elegante e 3 croci incise sulla roccia, poco di fronte all'ingresso. Questa è la grotta dell'Eremita di Pretoro, è grotta dell'Eremita, tutti quanti a Pretoro, grotta dell'Eremita. Però se io me ne sono, facevo un saggio di scavo con l'archeoclette di Pescara, provando in effetti i resti prima di un insediamento dell'età del bronzo, anzi dopo, e prima tutti i resti dell'intonaco dipinto che si trovava sulla parete della roccia. Era proprio un luogo di culto dedicato, guardate bene, anche qui all'Arcangelo Michele, ma guarda caso il colle sotto cui sorge questa grotta si chiama Colle dell'Angelo, la valle dove si trova si chiama Valle dell'Angelo, non ci vuole molto attraverso il toponimo a risalire all'Arcangelo Michele. D'altra parte poi ho trovato anche il documento che ne parla. La grotta del Santo Padre del Fucino, si va da Corona, diciamo una piccola frazione di Magliano de Marsi mi sembra, si sale con un po' di difficoltà fino a raggiungere questo eremo. Anche quest'altro invece è la grotta del Remida, che si trova sul Monte Marsicano, cioè sopra Opi, quindi nella zona Parco, e qui è difficile arrivarci, è molto difficile perché è terreno molto impervio, molto ripido e molto scivoloso. Poi vi sono le cellette eremitiche. Questa è una foto di cellette eremitiche del Monte Athos, di cui si parlava prima. Vedete, qui l'eremita scendeva in ascensore, parliamoci chiaro, erano degli ascensori primordiali, lo calavano, entrava nella sua cella e ritiravano su il tutto, così anche il mangiare. E c'erano anche collegamenti fra le varie celle. Si potevano anche raggiungere in qualche modo un eremita con l'altro, anche se difficilmente lo facevano. Andiamo avanti. Ecco, un esempio è sicuro San Giovanni d'Orfento, perché noi conosciamo San Giovanni d'Orfento, la parte alta, la parte prettamente eremitica, dove l'eremita andava a fare periodi di isolamento. Guardate bene che l'eremitismo spesso non era una scelta propria, bisognava meritare
per essere eremita, per fare l'eremita. Non tutti erano idonei, ma qui vediamo, ma lì c'era un monastero. Infatti a Pietro Lavorrone, in questo luogo di culto, vengono attribuiti moltissimi, veramente moltissimi miracoli. E c'erano addirittura con lui due o tre monaci, e non ricordo i nomi, ma c'erano diversi monaci. E va bene, ma che sotto c'era il monastero, nello scavo che hanno condotto, hanno trovato pertanto la chiesa, la foresteria dei pellegrini e la cellette dei monaci. Mi devo fermare. Perché è la Madonna delle Rose, di dove molti anni
San Cassiano, la Cessa di Francia, vicino a San Gabriele, e la Madonna Santa Maria Magliara, sotto il Monte Infornace, sempre nella zona del Gran Sasso. Prima di una cena a testa, allora sarò brevissimo.
solo una riflessione. Prima di tutto volevo ringraziare Edoardo Migliaccio, lui ha fatto tantissimo per l'Abruzzo, l'ha fatto in maniera spassionata. Se oggi l'Abruzzo, la Maiella in particolare, è conosciuta in tutto il mondo per i foyer, i complessi, i capanni pastorali, dove abbiamo a scuola lavoro decennale. Quindi questo è un omaggio che gli va reso e che fa onore anche alla nostra regione. Ecco, io volevo solo fare qualche riflessione. E apparteniamo a questo fiume, no? Siamo figli dell'Aventino, questo fiume che ha un nome antico, forse Aventino della latinizzazione, forse il termine originale Avento, che nella lingua osca significa lago, no? E allora forse perché si era formato questo lago circa 3800 anni fa, quando ci fu la grande frana di Letto Palermo, no? Questa frana storica conosciuta da tutti i geologi. Allora questo fiume è antico, però da un nome antico, poi ci riflettevo anche che è un fiume della santità. Allora pensiamo a quanti santi hanno percorso le rive di questo fiume. Si parlava dei santi di Prata, San Nicola Greco, San Ilarione, San Falco, San Rinaldo, Sant'Orante, San Franco, però forse anche San Giovanni Stabile seppellito sotto il convento di Faro San Martino, forse anche Santo Stefano il Lupo di Carovigli, forse proveniva da Prata. Ma non solo, pensiamo anche a San Nicolò di Forca Palena, che è un santo dell'Aventino, alla Beata Sorrentenda di Palena, no? Palena non sembra, ma è stata una terra di santi. E poi San Domenico da Sora, di Foligno, no? Che da Vizzo Ferrato, dove anche Edoardo ricordava la sua grotta, è sceso giù e ha fondato il monastero di Santa Maria di Monteplanizio a Letto Palermo. E poi Pietro dal Morrone, no? Quindi che per la prima volta arriva in Abruzzo e si ferma proprio qui lungo la Valle dell'Aventino alla Madonna dell'Altare. Quindi ecco, questo fiume forse dovremmo rivalorizzarlo anche per questo significato, un fiume quasi un fiume sacro, mi sembra di usare una parola fortissima, non so, evoca quasi Gange, eccetera. Ecco, e ora per quanto riguarda invece l'alimentazione del Medioevo è un po' lunghissimo, andrò forse così a flash, no? Pensavo prima, pensando a questi monaci di rito basiliano che arrivano, fuggono gli arabi dalla Grecia, cioè la Calabria di lingua greca, di rito ortodosso, no? E vengono su a Prata, no? E loro portano anche delle piante e per esempio in Calabria, in Puglia diffondono il carrubo, ovviamente da noi il carrubo non cresce, diffondono un rito particolarissimo che è legato proprio alla cultura ortodossa, è l'ulivo del crisma. Questa oliva è depigmentata e è bianca, l'ho vista in Calabria, ed è un'oliva che serviva per fare gli oli da utilizzare nella ritualità della chiesa. Però io credo che nella nostra zona abbiamo introdotto una pianta che si chiama Ballotta pseudodictamus, per esempio è presente, è una specie di salvia, chiamiamola salvia, la pianta è... Cosa ci facevano? Non so se siete mai stati in Grecia, avete visto quelle chiesette edicole lungo le strade, no? E se vedete là dentro ci sono dei lumini fatti di contenitori con dell'olio dove galleggia il calice di una pianta che serve da stoppino. Allora quella pianta è stata introdotta per questo uso dalla Grecia anche da noi. E sul castello di Tarantapeligna, sulle rupi da dove c'è il castello di Tarantapeligna è presente, quella pianta è presente anche in altre parti di Abruzzo. Chissà, mi piaceva pensare che fosse stata introdotta da questi monaci provenienti proprio dalla Calabria. E poi sono stati evocati i Longobardi, no? I Longobardi e gli Arabi, siamo nell'alto Medioevo. E quando pensiamo alle invasioni barbariche pensiamo agli sconquassamenti dell'impero romano, alla crisi demografica, all'uccisione eccetera, al collasso delle attività economiche e sociali, questo è vero, però loro ci portano anche qualcosa di nuovo per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda l'agricoltura e specialmente l'allevamento. Per esempio diffondono la coltivazione della spelta, aspetta in dialetto, no? Spelta non è un nome latino, è un nome germanico, diffondono la coltivazione della sega, peraltro
il primo documento relativo alla coltivazione della segale, la sece in dialetto, nell'Italia peninsulare, il primo ritrovamento archeobotanico relativo proprio a Iupanum intorno al V secolo d.C. Quindi queste sono le due grandi minacce. Però pensiamo per esempio quando ci rimane che il nostro dialetto relativo a questo mondo barbarico germanico, avrei. È un nome germanico, non è un nome latino, ma nell'ambito zootecnico specialmente abbiamo la terminologia più diffusa nel nostro dialetto, perché loro sono essenzialmente i popoli di pastori, loro gli allevatori introducono la vacca podolica e introducono i bufali, se leggiamo Paolo Diaco, no? Introducono i bufali, adesso nel 1600 si allevavano i bufali, a Torrecella c'è stata una contrada che si chiama Bufalara, no? E loro si portano dietro anche questi animali. Però se guardiamo la terminologia dialettale, quanti nomi germanici abbiamo? Luamir, per macellare il maiale, no? Con l'attrezzo, oppure lo zir, che è il caprone, è un termine tedesco. La Waldir, cioè la giovaia delle mucche, dei bovini, no? È un termine franco, non è un termine latino, ma è un sciambaglione del palo del fieno, lo baiate, no? Sono tutti terminologie latine germaniche che noi ci portiamo dietro da queste popolazioni longobarde. E allora per esempio si deve anche il radicamento dell'allevamento dei maiali rispetto all'allevamento ovino. Il mondo latino è più legato agli ovini, il mondo germanico è più legato ai suini. Questo si vede chiaramente nell'Emilia Romagna, l'Emilia germanica mangia i maiali, la Romagna bizantina legata al mondo greco latino mangia, c'è la tradizione dell'agnello. E quindi questi siamo nell'alto medioevo, no? Però poi vedete gli arabi, quando pensiamo agli arabi pensiamo in maniera negativa, però gli arabi intorno a quei secoli, il secolo IX, il secolo X, sono molto più corti di noi, sono molto più evoluti di noi e quindi portano una cultura in Sicilia che poi si diffonde in tutta nell'Italia meridionale e portano anche nuove piante, per esempio, riportano piante che erano coltivate nel periodo romano che scompaiono con gli altri, per esempio l'erba medica, che in alcune zone d'Italia è conosciuta ancora col nome arabo di alfalfa. Badate, l'erba medica era coltivata nel periodo romano, che scompare, poi lo riportano gli arabi. Lo zafferano, il nome arabo, però lo zafferano era coltivato nel mondo romano, proviene da Creta lo zafferano. E tant'è vero che nella zona, si chiamava Crocco, no? Nel mondo romano, tant'è vero che proprio sopra Navelle c'è un monte che si chiama Monte Crocco. Quindi probabilmente lo zafferano non si coltiva a Navelli dal 1002, ma quando dopo gli anni, ma si coltivava già dal periodo romano. Però gli anni portano nuove culture, il riso. Quindi il riso intorno al 1000, la Spagna meridionale, l'Andalusia, la Sicilia, si diffonde anche nel nord, la Calabria, dove anche oggi ci sono delle risaie in Calabria, ma si diffonde in Abruzzo nel 1500. E l'Abruzzo diventa la regione risicola più importante, forse d'Italia, comunque del Regno di Napoli. Noi producevamo tantissimo riso dal 1500 fino all'Unità d'Italia, nel 1860. Eravamo una regione risicola, oggi ci sembra impossibile, ma era così, no? Sulla Valle del Sangro, sulla Valle del Vomano, eccetera, eccetera. Introducono gli agrumi. I romani conoscevano il cedro, anche perché è legato al mondo ebraico, perché il cedro è una pianta legata alla festa delle capanne ebraico. Conoscevano il cedro, forse conoscevano il nome dagli affreschi di Pompei, però con gli arabi questi agrumi si diffondono dal meridione e risalgono, eccetera. E poi introducono per esempio le melanzane, introducono all'India e introducono gli spinaci dalla Persia, no? Questi arabi fanno da trenione tra l'Occidente e l'Oriente. Introducono anche tantissime pratiche culturali, e specialmente in Sicilia, per esempio quella ruota idraulica, no? Che si vede nei film, siete stati sul Tirino. Sul Tirino ci sono quelle ruote idrauliche che servono per serve per sollevare l'acqua dal fiume e portarla ad un'altezza superiore, e quella è l'intenzione di derivazione arabica, no? Quindi nel Medioevo entrano queste novità da un punto di vista dell'agricoltura, da un punto di vista della e quindi
anche dell'alimentazione, però generalmente era un popolo legato che risentiva dalla fame, le carestie erano nell'ordine del giorno. E magari ne parliamo di questo, vorremmo rimanere nell'ambito di questo territorio. E poi dopo il momento dei Longobardi, ecco l'importanza della riorganizzazione di questi territori da parte della Chiesa. Prima sono i grandi monasteri che vengono da fuori, San Vincenzo, Monte Cassino, gli altri monasteri nazionali, Farfa, che hanno i possedimenti in Abruzzo, e quindi riorganizzano questi territori. Pensiamo per esempio che loro introducono anche nuove varietà culturali di piante, nuovi modi di lavorare i prodotti. Pensiamo per esempio alla mela lunga, io credo che questa mela sia legata al monastero di San Vincenzo al Volturno, perché la distribuzione nazionale in Abruzzo, in Molise principalmente, in Campania, ricalca un po' quelli che erano i possedimenti monastici di San Vincenzo al Volturno. Questo sarebbe interessante studiare un po' questa diffusione di certi prodotti legati al monachesimo. Ma pensiamo sulla nostra parte dell'Aventino, l'importanza che ci ha avuto il monastero di Santa Maria di Monteplanifici. Ci sono una serie di documenti in cui si attesta che dopo 1200, non ricordo bene, si cominciano anche a diffondere la coltivazione dell'ulivo e la coltivazione della vite grazie ai monaci. Quindi il movimento monastico che riorganizza le produzioni sul territorio, riorganizza l'agricoltura e riorganizza anche i paesi, perché molti paesi nascono in funzione dei monasteri. Villa Santa Maria nasce in funzione di Santa Maria in Basilico, Letto Valeria probabilmente è nata in funzione del paese, del monastero Santa Maria di Monte Panizio, insomma, no? Questo è interessante per la riorganizzazione dei. E poi durante il periodo della fine dei Longobardi nasce la prima grande abbazia nostra, autonoma, sacramente Casapria, no? Che ha un'importanza enorme e anche nell'industria comporta delle innovazioni. La prima menzione della gualchiera, che è questa macchina idraulica che serve a lavorare i panni, viene proprio da San Bartolomeo di Castelletto dell'Annora, che è un monastero. Siamo nell'Ottocento, non 1800, nell'Ottocento. Allora la gualchiera non è una macchina toscana o emiliana, no? Non penserete, ma una macchina che nasce da noi in Abruzzo, almeno finora, poi si diffonde. Ecco, nel Medioevo però si mangiava un po' di tutto. E prima Edoardo accennava agli eremiti che tiravano la cinghia volutamente e quindi rifiutavano di mangiare la carne, mangiavano essenzialmente sostanze vegetali, rape eccetera. Ci sono dei passi molto belli per la vita proprio di Pietro dal Morrone, di Celestino V, però spesso non è che l'alimentazione degli eremiti fosse diversa dall'alimentazione della gente comune. Anche la gente comune spesso era costretta a tirare la cinghia, si alimentava essenzialmente di cereali, si alimentava di legumi e poi cercava di fare il pane. Allora i greci si definivano mangiatori di pane, perché il pane significa civiltà, no? La civiltà di un popolo si vede dalla trasformazione del cibo, no? E allora bisognava fare il pane. Allora se non c'è grano, si può fare il pane con le fave, si può fare il pane con la cicetta, con i problemi legati al latirismo, si fa il pane a volte anche con le cortecce delle querci, si fa il pane con le radici, ma si faceva anche il pane normalmente con le ghiande. Quindi la balano faggina, no? I mangiatori di ghiande, balanos in greco vuol dire ghiande, no? E prima di Demetra, la dea dell'agricoltura, si dice che gli uomini mangiassero le ghiande. Poi Demetra e Tittolemo insegnarono agli uomini l'arte dell'agricoltura e la rapa, cibarsi di cereali. Allora questa balanofagia, che ci sembra una cosa di uomini primitivi, da noi è rimasta fino all'ultima guerra. Molti di voi, magari gli anziani, si ricorderanno quando durante la guerra si mangiavano le ghiande castagnole, che sono meno amare delle altre ghiande, perché sono meno ricche in tannino, però generalmente le ghiande venivano purgate dal tannino mettendole in acqua, quindi si mangiavano normalmente le ghiande, i frutti spontanei e anche il vino non è che fosse alla portata di tutti per il fatto che ci fossero delle vigne, spesso non c'erano le vigne, avere una vigna è costoso, insomma. Allora si produceva il vino, una bevanda fermentata con
ciò che capitava. In particolare si facevano fermentare i frutti cannosi di alcune piante, il sorgo. Il sorgo, per esempio, è una pianta utilizzatissima per la preparazione di una bevanda fermentata, i frutti, no? Veniva utilizzata anche per la birra, perché per fermentare ci vogliono i lievi non vivono sui semi dell'orzo, ma sui frutti cannosi, dell'uva, del sorgo. Allora ci si metteva, per avere la birra, la fermentazione della birra, ci si mettevano anche questi frutti. Però con questi frutti ci si regalava il bevande ubriacante. Insomma, da parte mia si dice, uno che sembra a casa abbia un sorgo, ecco. Oppure molte piante, ma in dialetto vengono conosciute con il nome di imbriachelle, il corpezzolo, ma tante piante carnose. Probabilmente si chiamavano imbriachelle perché con queste piante si produceva una bevanda fermentata, come con le mele selvatiche. Questo è durato fino alla guerra, sui monti della Vaga, sulle lentiste del Gran Sasso, con le mele selvatiche si faceva un vino che si chiamava caccia e mit, perché si metteva sopra, nella botte si cacciava sotto, no? E quindi, però, la pianta più utilizzata per la produzione di bevande alcoliche è il corniolo, o gognano. Allora, del corniolo ci sono stati anche dei tentativi di coltivazione. Sia nella preistoria, gli insediamenti dell'età del bronzo, dell'età del rame, sono pieni di resti di corniolo. Non so se avete in mente il frutto del corniolo rosso, sembra un'oliva che c'è un nocciolo, quindi si conserva questo nocciolo. Allora questi insediamenti hanno restituito una quantità di noccioli di corniolo impressionanti, ma loro raccoglievano queste corniole per farne una bevanda fermentata, ma questa è stata fatta fino all'Ottocento. E allora si sfruttavano un po' tutte le risorse alimentari che si avevano a disposizione. E la carne se ne mangiava poco, era appannaggio dei ricchi, no? La gotta, si diceva, la malattia dei signori. Anche cacciare era un reato, perché la selvaggina spesso aspettava al feudatario e che allevava questi animali all'interno delle cosiddette, in Inghilterra, delle foreste. La foresta è un luogo dove si allevano i cervi per la caccia del signore, da noi si chiamavano il barco, che poi prenderà il nome di parco. Il barco, per esempio, abbiamo uno solo, che in questo terreno recintato adibito all'allevamento della selvaggina e da cacciare, a Vasto, sul mare, era il barco dei Davos, insomma. Quindi di carne se ne mangiava poco e quindi spesso si... c'era la fame era tremenda, e quando si mangiava un po' di tutto, le veci, si faceva il pane con la veccia panarola, ma la veccia contiene panarola, la chiamiamo, perché ci si faceva il pane. Negli statuti medievali di Afri, in Abruzzo, si dice pure la percentuale di veccia che si deve mettere nel pane, e poi un dolore di pancia, eccetera. Ma la cosa più era anche più inquietante, per esempio, la presenza, quando c'era molto l'olio nel grano, l'olio un temuletto, no? Temuletto in latino vuol dire ubriaca, perché nell'olio c'è, sulla seme dell'olio cresce un fungo che produce una sostanza, un alcaloide, la temulina, che attacca i sistemi nervosi. Allora quando si produceva il grano, la farina di grano era inquinata dai semi dell'olio, allora c'erano dei gravi problemi sociali. Per cui la gente, i nostri contadini, temono l'olio, almeno lo temevano, e lo eliminavano quando si portava il grano al mulino. La prima cosa che si faceva, si lavava il grano, i semi dell'olio vengono a galla, e quindi venivano tolti con un coltello. La farina che presenta i semi dell'olio è di colore nero, e allora se questo olio non viene tolto, allora il pane all'oliato, di cui parla anche molto Camporesi, non è questo solo abruzzese, ma era un po' in tutta Italia, e dava dei problemi delle truppe psicologiche. Immaginate dei fisici già provati dalla carestia, dalla fame, e questo ti portava ad avere allucinazioni, astenia, molti forse processi di stregoneria fatti in passato legati a gente che sparlava perché avevano mangiato del pane all'oliato, o avevano mangiato il pane che di segale conteneva la segale corrotta, questo fungo che parassita il seme della segale e produce l'acido lisergico. E quindi si drogavano un po', parlavano, però produceva anche delle sostanze che sono vasocostrittrici, e quindi dava i problemi di erbotismo che erano tremendi, insomma. E chiudo con questo. A
porta la tradizione popolare, si porta dietro pezzi di storia molto antichi, no? E i nostri contadini, il modo di dire, no? Una persona che dorme poco reattiva si dice: ma ci mangiamo pandiglioni? Perché il l'olio dava questa sensazione. E non lo sapevano, per cui lo toglievano, però lo sfruttavano anche al loro vantaggio. Quando dovevano vendere un mulo, un cavallo vizioso, il reperito, facevano mangiare un fascio di l'olio, lo portavano alla fiera, lo vendevano, poi il problema lo addormentavano praticamente, poi il problema era di chi l'acquistava. Abbiamo visto su un libro del Cinquecento di Pietro Mattioli, c'è una chiocciola con i pulcini che becca sotto la pianta di l'olio. Mi chiedevo, ma questo perché ha rappresentato l'olio con la chiocciola sotto? Boh. Poi parlando con un contadino di fare figlio un pepe, lui mi disse che allevavano, cioè che coltivavano un pezzetto di terra con l'olio, perché i segni davano da mangiare alla chioccia che doveva covare le uova, no? Per non farlo alzare, si addormentava, stava tranquillo e portava a buon termine la cova delle uova. E quindi della situazione alimentare del Medioevo è una situazione non molto bella. Quando si scopre l'America, allora cominciano ad arrivare i nuovi prodotti, fagioli. Prima c'era solo il fagiolo dell'occhio che viene dall'Africa. Il fagiolo è uno dei primi ortaggi che si diffonde in Abruzzo. Già nella seconda metà del 500 in Abruzzo si coltivano fagioli in diverse varietà. Poi arrivano topinambi, girasole, ma arrivano le zucche che non c'erano prima, eccetto la zucca a fiaschetta, ma arriva il mais, però il mais da noi si diffonde tardi, dopo il 1764, quando c'era carestia. I contadini erano titubanti a coltivarlo, però dopo la grande carestia del 1764 cominciavano a diversificare le colture, introdussero il mais, produce tanto mais, però fu un cavallo di Troia, perché produsse in Italia dal 700 alla metà del 900 più di 100.000 morti per l'altra. Quindi è stata una cosa tremenda. E poi l'introduzione, dopo alla fine del 700, ma specialmente dopo un'altra carestia, quella del 1817, delle patate, e le patate per la montagna ha rappresentato un prodotto importantissimo. Per la prima volta la montagna aveva a disposizione un surplus di prodotto agricolo. Ecco che l'America è venuta incontro, diciamo, ai nostri montanari, gli abitanti della Valle dell'Aventino, dei Vizi, e poi sono stati gli abitanti di queste valli ad andare incontro all'America nelle migrazioni transoceaniche. Chiudiamo, posso dire la messa è finita, Don Peppino, che dice? No, scherzo. Però veramente grande, è stato un contesto un po' atipico per tutti noi relatori, quello di parlare da qui, ma è stato ovviamente importante, meravigliosa, era una battuta, Don Peppino, per carità. E vi saluto a questo punto, vi ringrazio prima di tutto per essere rimasti fino alle 20.52 e vi saluto a nome dell'Associazione San Rinaldo. Non so se Fernando, no? Possiamo andare a cenare, direi, a questo punto, grazie di nuovo.